Siamo con Lorena Lelli della Città degli Asini, l'associazione che sta mettendo in pratica la legge che permette gli interventi assistiti con animali. Ci puoi dire di più? Sì. Allora, gli interventi assistiti con gli animali, in definitiva si parla di pet therapy, meglio conosciuta pet therapy. Quest'anno a marzo del 2015 il Ministero della Salute ha in conferenza Stato-Regioni recepito questa nuova legge che riconosce gli interventi a livello nazionale. Parliamo di percorsi terapeutici, per cui educativi e ludico-ricreativi. È una legge importante perché permette a tutto il mondo della pet therapy di lavorare in riconoscimento a questo punto. Mi dicevi gli animali che sono nella lunga lista della pet therapy, quali sono? 5 sono gli animali che sono iscritti in queste linee guida: sono il cavallo, l'asino, il cane, il gatto e il coniglio. Perché l'asino allora? Allora, l'asino perché io l'ho scelto in definitiva, perché è un animale riflessivo soprattutto, molto empatico e lavora molto bene con i bambini, soprattutto con bimbi con disturbi comportamentali. Questo è l'ambito che come cooperativa sociale, perché siamo una cooperativa sociale, nel quale noi lavoriamo, soprattutto con la tutela minorile e il disagio. Ecco, in che istituzioni voi operate? Allora, noi lavoriamo sia con i servizi sociali dei comuni, della ASL, con cooperative che svolgono questo lavoro tutti i giorni con minori, prevalentemente minori, ma anche collaboriamo con vari enti e istituzioni. Ci racconti la giornata tipo di questo intervento? Allora, in definitiva l'asino, come bene o male tutti gli animali, danno una spinta motivazionale, scusate, la curiosità principalmente è una spinta motivazionale. Il bambino viene spinto nel fare da loro, che comunque hanno un'estrema curiosità. Sono animali estremamente sociali, però mantengono la loro individualità. Noi lavoriamo prevalentemente con la scelta. Gli asini sono liberi nei loro recinti, abbiamo 15 asini liberi in un recinto. Il bambino entra ed un asino sceglie il bambino. Conoscendo molto bene il carattere di ognuno di loro, riusciamo a capire anche un po' il carattere del bambino. Vediamo, perché loro sono anche dei grandi fuggitivi. Questo è il nostro modo di lavorare, aspettando i tempi e i ritmi di ognuno, rispettando i loro tempi, i loro modi e rispettando nel contempo anche i tempi e i modi dei bambini. Perfetto, grazie e complimenti per quello che fate. Grazie a voi.